Sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale 14 del 19 febbraio scorso, è stato pubblicato il bando di concorso per l'ammissione di 297 allievi marescialli all'85esimo corso, anno accademico 2013-2014, della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 18° anno di età e non superato il 26°, ossia siano nati nel periodo compreso tra il 21 marzo 87 e il 21 marzo 95. Siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007. Non essendo in possesso del citato diploma, la data di scadenza per la presentazione della domanda lo conseguano entro l'anno scolastico 2012-2013. La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it area concorsi online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire entro il prossimo 21 marzo. Sul sito internet è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sui concorsi. Il nazismo e lo sterminio di milioni di persone è il tema del viaggio che vedrà protagonisti da oggi 20 studenti di alcuni istituti superiori cittadini e 38 provenienti invece da altri istituti della provincia. Non una semplice gita scolastica, ma un vero e proprio viaggio nella memoria. È la seconda edizione del Treno della Memoria, organizzato dall'Associazione Culturale Terra del Fuoco e dall'ARCI Sardegna. Un percorso educativo alla conoscenza della storia, della memoria e delle testimonianze sull'Olocausto che gli studenti conoscono solo perché raccontato nei libri di storia. Oggi il progetto si concretizza in una seconda fase. Il viaggio a Cracovia è un tassello del lavoro svolto dagli alunni e dai loro insegnanti per conoscere e capire una delle pagine più nere della nostra storia. Il progetto è stato presentato martedì a Palazzo Ducale durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l'assessore alle politiche giovanili del comune di Sassari, Alessio Marras, l'assessore provinciale alla cultura, Daniele Sanna, il presidente dell'Unione dei Comuni del Meilogu, Salvatore Masia, l'assessore alle politiche giovanili del comune di Uri, Michele Mura, e per l'ARCI Sardegna i presidenti regionali e provinciali Franco Uda e Franca Puggioni. Il progetto, come diceva Alessio, che giunge quest'anno al suo secondo anno di attività in Sardegna, mentre in realtà, come voi sapete, è un progetto che esisteva sin dal 2005 nel resto dell'Italia. L'anno scorso, grazie alla collaborazione appunto della Terra del Fuoco e ARCI regionale, siamo riusciti a farlo arrivare in Sardegna. Questo è soltanto, diciamo, una parte degli enti locali che in realtà a livello regionale hanno dato fiducia a questo progetto e a chi lo proponeva. Quest'anno abbiamo messo insieme circa 25 enti locali tra comuni e province e questo per noi è già un ottimo risultato. È un ottimo risultato perché, accompagnato a questo incremento del numero degli enti locali rispetto all'anno scorso, c'è anche un incremento del numero dei ragazzi che riusciremo a far partire a Cracovia per questo importante progetto. L'anno scorso erano poco meno di 100, quest'anno siamo riusciti ad arrivare a 110 e sapete benissimo quanto dall'anno scorso a quest'anno le condizioni economiche degli enti locali siano sicuramente molto più complicate e molto più difficili. L'Unione dei Comuni del Meilogu ha aderito in maniera entusiasta, siano chiari a tutti. Io, come ho detto, sono sindaco di Cremona e sono anche il presidente dell'Unione dei Comuni del Meilogu, quindi mi onoro di rappresentare i 13 sindaci di Banari, Siligo, Vessule, Tiesi, Borutta, adesso ci arriviamo, Borutta, Bornana, Rotorralba, quindi Cheremule, Giarre, Cossuina, Bonofa e Pozzo Maggiore, che presenterà a Cracovia con una delegazione nutrita di assessori e sindaci. Siamo partner, ringraziamo l'ARCI per averci chiesto sostanzialmente di aderire a questo progetto, lo siamo anche, come è stato detto, con un po' di sacrificio dal punto di vista finanziario, non era forse il momento migliore, però l'abbiamo fatto veramente con cuore, per tutti i motivi che sono stati detti, convinti come siamo che i nostri ragazzi ne manderemo dell'istituto comprensivo Musino di Tiesi, che comprende anche le scuole
scuole di Monopoli, quindi di Pozzo Maggiore, manderemo poco meno di 50, convinti che quando torneranno non saranno, come si suol dire, le stesse persone. Le stesse persone perché l'esperienza di quel viaggio, sentito da chi l'ha fatto, è un'esperienza che cambia l'anima. Il giorno più bello al centro di una mostra che si è svolta a Usini il 2 e il 3 marzo scorsi. Invito a nozze, questo è il titolo dell'evento che in due giorni ha visto la partecipazione di numerose coppie di futuri sposi che tra abiti da sogno, fiori, tulle e confetti hanno immaginato il giorno del loro sì. In esposizione le tendenze per il 2013 in collaborazione con le aziende leader nel settore, l'atelier De Modè di Ittri, Vanna Parrucchiera ancora di Ittri, Anna De Rosa per le liste nozze e le bomboniere ad Usini, il ristorante Baldino ancora di Usini, come i fiori di Raymond Arruglio e i Magic Floor fotografi di Alghero. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken hallelujah. 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 The time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Gentile pubblico di TeleG, benvenuti ad un nuovo appuntamento con TeleG in radio. Un saluto da Daniela Amadori, bentrovati qui al nostro appuntamento. Prima di presentarvi il mio ospite, voglio però leggervi il santo del giorno. Oggi si festeggia Sante Perpetua e Felicita Martiri. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 18:23. La luna leva alle 3:39 e cala alle 13:52. Luna calante. Vi ricordo sempre, come al solito, i nostri indirizzi info@telegi.tv se volete mandarci una mail, oppure se volete prenotare un vostro intervento in trasmissione potete telefonare allo 079 26 11 50. E ora vi presento l'ospite di oggi che è venuto a farmi compagnia, Armando Casu. Ciao, benvenuto. Buongiorno, ciao. Ben trovata. Armando Casu è un musicista e un uomo a cui io voglio molto bene, a cui sono molto legata. Lui ha composto la sigla del mio primo programma Chiave di Lettura, una sigla fantastica che ha composto in brevissimi minuti.
con uno strumento meraviglioso che è il sax. Oggi però ho invitato qui Armando per parlarci di una sua nuova creazione discografica, un prodotto che lo ha portato a lavorarci per parecchio tempo. E voglio subito far vedere la copertina. Il titolo è Solo per amore. Parlami di questo tuo, di questa tua creazione discografica, Armando. Ma guarda, Come l'ho nasce? pensato, ci ho lavorato mentalmente, poi ci ho lavorato fisicamente, ci ho lavorato con lo strumento e abbiamo tolto fuori questi 12 brani che per me sono bellissimi, hanno dei significati particolari e poi sono riuscito a coronare questo momento qua che fare un CD è bellissimo. E Fare soprattutto della musica così è bellissima ed esternarla con lo strumento il che sax, io uno adoro. strumento, secondo me il sax personalmente, ovviamente è un mio parere personale, è lo strumento dell'amore. Io lo considero lo strumento dell'amore. Guarda, per uno come me che è un po' non stonato, che non ha una grande voce, riuscire ad arrivare a quelle note così alte, giusto come un sassofono, riuscire poi quella profondità calda, quelle tonalità, quei momenti di. E quindi il sassofono è lo strumento che mi ha permesso di poter cantare le canzoni che vorrei cantare. Allora, voglio ricordare che questo prodotto è nato grazie ad una musa ispiratrice che ringraziamo pubblicamente, che è Sì, Cinzia, è mia tua moglie. moglie, che forse ci ha creduto più di Ha condiviso te. con me tutti questi momenti, quindi è stata E grande, quindi grande, grande, il grande. titolo Solo per Solo per amore. amore, solo per amore, per lei e per quello che ci circonda, ragazzi, è Per le fantastico. emozioni che Ma riesce a trasmettere attraverso questi brani musicali. esatto, poi. Dove possiamo trovare questo tuo Guarda, le CD? Messaggerie Sarde, mi sono appoggiato a loro, che sono stati gentilissimi, e quindi in primo approccio lì, e poi stiamo cercando di fare qualcosa sul web, adesso poi vediamo un po'. Mandiamo quindi anche, facciamo sapere ai nostri telespettatori l'indirizzo, mail, eventualmente Sì. qualcuno volesse contattarti. Guarda, chi volesse contattarmi è armando.casu@gmail.com. Per poter avere l'indirizzo dove poterla acquistare, parlarne e discuterne. Benissimo, io voglio ringraziare Armando Casu per essere stato qui con noi e vi invito ad acquistare questo CD perché è fantastico, trasmette delle emozioni stupende, è un bel regalo, per le vostre mogli, soprattutto per le vostre compagne, per le vostre fidanzate. E prima di chiudere vi ricordo che TeleG è anche su internet, ci potete seguire in tutte le parti del mondo al nostro indirizzo www.teleg.tv. Per cui cogliamo l'occasione dal momento che ci potranno seguire in tutto il mondo di salutare i sardi nel mondo. Ragazzi, i sardi sono eccezionali e quando sono fuori dalla nostra isola sono due volte più eccezionali perché veramente esterniamo qualcosa che altri non hanno e ci invidiano. Quindi dateci Portano una fetta di Sardegna, ne vogliamo dentro che parlare. noi siamo fantastici. Grazie, ragazzi. Un augurio a tutti e un saluto a tutti i sardi nel mondo. Anche per oggi è tutto. Daniela Amadori vi ringrazia. Armando Casu vi saluta. Grazie, In questo grazie Daniela, molto modo. gentile. Signori, arrivederci e buona giornata, grazie. Ciao. Thank you.
La Ichnos calcio a 5 reduce da una sconfitta contro la capolista TS di Cagliari, una sconfitta con onore per 5-2 per gli uomini di Mister Soriga, che adesso sabato alle ore 18 al Palasantoro affrontano la Futsal Settimo per una gara che dovrebbe chiudere definitivamente i conti con questo campionato, che ha presentato il calcio a 5 sassarese in due vesti: la grande disponibilità dei giocatori, l'assemblaggio dei nuovi è stato pressoché perfetto, ma la grande sfortuna che li ha accompagnati durante tutta la stagione. C'è tempo per rifiatare e preparare chiaramente quello che è il proseguo anche di questo campionato. Oggi alle 20.30 sulla nostra emittente andrà in onda Allegra Goro, condotto da Alfredo Nieddu, ospite in studio Soleandro. Il salotto di TeleG, condotto da Maria Speranza Russo, ospiti in studio il dottor Carlo Lapulce, tuttologo opinionista, il signor Andrea Virdis, Movimento Artigiani e Commercianti della provincia di Sassari. In onda sulla nostra emittente lunedì alle 11.30, martedì alle 21.15, mercoledì alle 18.45, giovedì alle 12.30, venerdì alle 9, sabato mezzanotte e mezza, domenica alle 16 e alle 23. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale, Conservatorio di Musica Luigi Canepa. Aperte le iscrizioni per il seminario La Voce ed il Pop, seminario innovativo di tecnica vocale e repertorio pop. Le domande dovranno pervenire entro il 13 marzo. Info mariamastino@virgilio.it, silviacarta.s@libero.it, marcopiras@alice.it. È possibile visionare tutti i nostri TG, informazioni e approfondimento sul nostro sito teleg.tv o sulla nostra pagina di Facebook TeleG Sassari. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 16, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.